In una sala stracolma è stato presentato Livio racconta, testimonianze e scritti di Livio Dalla Ragione. Il volume, 23° quaderno dell'Istituto Gabriotti, è stato curato da Fabio Mambrini e Alvaro Tacchini. In un clima di forte partecipazione emotiva, Aliana Baldicchi, Elio Mariucci e Federico Fodaroni dell'Associazione Amici della Biblioteca Carducci hanno letto brani delle testimonianze di Livio. Con questa iniziativa e con questo libro, che è il 23° quaderno di studi storici dell'Istituto, noi ecco, proponiamo ciò che lui ci ha raccontato nel tempo, perché abbiamo proprio registrato le sue testimonianze sulla vita rurale soprattutto e anche diciamo, ciò che lui ha scritto. Era un po' pigro nello scrivere, ma quando scriveva, scriveva cose veramente gustose. Ecco, è un volume che racconta veramente la nostra storia più profonda, quella della nostra civiltà contadina. Mentre si proiettavano numerose immagini della vita rurale di Fernate, si sono succeduti gli interventi del giornalista di Repubblica Antonio Cianciullo, della docente universitaria Gaia Grossi, delle figlie di Livio Dalla Ragione Laura ed Isabella, del sindaco di Fernate Luca Secondi, dell'onorevole Walter Verini, di Venanzia Nocchi, Anna Pacciarini, Marco Bani e Tommaso Bigi. È un personaggio impegnativo, impegnato e di grande spessore, umano soprattutto. E quindi chiaramente io da figlia diciamo, l'ho vissuto come padre, però negli ultimi anni l'ho vissuto anche come persona con cui ho lavorato, con cui ho fatto una cosa che è importante come archeologia arborea, quindi è stato geniale anche perché lui ha ideato questa cosa e quindi e io l'ho seguito e sono cresciuta con quest'idea straordinaria che lui aveva avuto di salvaguardare le radici culturali e culturali, quindi è stato un insegnamento molto importante.